Via. Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Conta di Dio. Oggi sono qui online un gradone Santa Lucia. Roma Puntoso. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sì, come ha detto Federico, sono Luca. Siete giocatore professionista da più di 16 anni con Santa Lucia, che porterò sempre nel mio cuore. Sono felice di fare questa intervista con Federico. Cosa fai nella tua vita quotidiana? Nella mia vita quotidiana mi alleno 2-3 volte al giorno al basket, ma oltre il basket nella mia vita quotidiana faccio un corso di inglese per migliorare la lingua e per creare un futuro estero possibilmente, oppure nei giorni quotidiani sto a casa, sto in giro. Ma perché già la fai? Perché per me il basket è vita, come io ho scritto nella piccola biografia delle foto. Per me il basket è vita, mi dà quella forza energica impressionante. Cosa volevi fare quando eri piccolo? Io quando ero piccolo avevo tante cose nella mia testa. La prima cosa era di fare il benzinaio, okay. come voleva fare Francesco Totti, okay. Però dal benzinaio a 14 anni, poi in adolescenza volevo diventare un direttore di un'agenzia di viaggi. Il mio sogno è e rimarrà sempre quello, però purtroppo per gente sbagliata che ho conosciuto nel piccolo della mia vita adolescente ho dovuto cambiare. E chi è il tuo punto di riferimento in ciò che fai? Il mio punto di riferimento, Fede, siamo noi stessi. Dobbiamo essere noi stessi. Noi siamo quello che facciamo, quello che diciamo, siamo noi, non l'altro. È vero? Non è la verità. Sì, quello sicuro. Per carità di Dio, no? Anzi, non lo metto in dubbio. Però in teoria dovrebbe essere qui, cioè punto di riferimento è la famiglia, ok? Noi stessi, ma c'è anche la famiglia. La famiglia a primo posto, che deve essere perfetta, assolutamente. Non ti hanno mai rivedere. Io mi rivedo in un lupo. In un lupo perché sono solitario, mi piace essere solitario, non mi piace la confusione, non mi piace lo stress, preferisco più per cavoli miei che in compagnia. Cioè in compagnia deve essere quella giusta, se no non ci sto. Io mi piace Luca per fare a tutti. E a quanti viaggi ti hai trovato? Ma che possiamo? Più che possiamo questo. 10.000, dai. Ho esagerato pure. No vabbè dai. Cliccate mi piace a Google. Grazie Luca, grazie. Santa Lucia per la possibilità e ci vediamo alla prossima.